Mi sono dovuto tornare indietro per prenderla. Adesso spero di ritrovare la strada in questo labirinto. Ci siamo riuniti al gruppo e adesso continuiamo la nostra passeggiata verso Wanwood. Qui è così la vita, no? Ci si incontra, si va a vedere qualche posto, poi si sta un attimo rilassati. Perché queste qua sono le cose che si fanno qua. La gente non ha cellulari, non ha computer, neanche televisori. Quindi loro stanno più che altro così, magari fermi. Hi. Salamat. No, quindi stiamo andando da Wanwood. Questo, guardate che c'è un frutto là, non si sa che frutto sia. Vedete? Hi. Magparte ka ng baka. Guardate il rosso. Poi vi spiego che cos'è. Andiamo. Andiamo, dai. Sì, dove andiamo? Su. A fare anche al nostro posto. Vai, dai. Wow. Dove c'è l'internet? Questo è un negozietto dove si può comprare qualche souvenir e dentro ci sono le persone che fanno le queste qua, in effetti. Fanno questi qua per fare il tatuaggio che poi li puoi comprare come souvenir o comunque loro lo fanno sempre nuovo. Poi questo qui è il riso rosso, buonissimo. Questa croce costa 1500 pesos. È fatta con una foglia di carlito, un albero che cresce qua. E anche questo. Cos'è? E questa qua. Ah, questo è carlito anche? Yeah. Sì. Ok. Design. Perfetto. Sì. Dobbiamo cercare questa pianta. Cosa hai comprato? Ho comprato la maglietta. Dov'è? Ah, ecco. Era un... Eccolo là. Wow. It's there. Sorry for... Sei pronto? Sì, allora prima mi colora e poi dopo passa la spina e martella. Per lasciare il segno. Lei è un po' meno delicata rispetto alle tatuatrici dei tatuaggi grandi. È sempre un po' più forte, diciamo. Martella di più, ci dà dentro. Si vede che martella da tanto. Da 100 anni. Da 100? Fa male. Anche qua fa male, cavolo. Sì, voglio fare anche una foto da qua. Fantastico. Ok, abbiamo rifatto questa esperienza di vedere Apo. Lei è una signora molto tranquilla che non parla molto e a volte neanche ride, però gli piace fare quello che fa perché lo continua a fare e ha detto che tatuerà fino a quando gli occhi lo potranno fare, nel senso lei tatua ancora senza occhiali da notare, c'ha 106 anni, quindi potrà tatuare fino a quando avrà la vista.
questo è la sua vita, è diventata molto famosa per questo e quindi continuerà a farlo. Abbiamo fatto un altro tatuaggio, io l'ho fatto qua dietro questa volta, un po' meno doloroso. Sono contento di questo. Tu dove l'hai fatto? Facci vedere. Ah, tu qua, ok. Sì. Ok, allo stesso punto. È più doloroso di questa qua. Sì, forse perché non l'hai tenuto... Ah, sopra là fa più male, sì. Io l'ho fatto sotto. L'avambraccio. Ok, allora noi... Niente, facciamo un giretto qua. Ci vediamo al prossimo video, ciao!